Allora, è domenica e oggi parte la terza puntata della rubrica Filati. Vi presenterò quattro filati, due sono della DMC, due sono della Mistrico. I due della DMC sono nuovi, anche se io ho messo il filato su internet e voi mi avete, sul sito, scusatemi, e voi mi avete finto già un colore e un colore sta finendo. Vi è piaciuto tantissimo, noi sono contenta perché i colori che ho scelto erano veramente molto molto belli e non vedo l'ora di lavorarlo se non me lo finite prima di iniziare a metterci mano. Comunque vi mostrerò tutto. E due filati quindi della DMC che sono nuovi e due filati della Mistrico, di cui uno è nuovo di quest'inverno, un altro è un filato che conoscete tantissimo e che mi è arrivato e metterò in offerta perché comunque è un filato fuori produzione, quindi non ci sarà più, e quindi metterò dei pacchi da 500 grammi in offerta sia sul sito che sulle mie pagine social. Detto ciò, partiamo subito con i filati della DMC. Il filato di cui vi parlavo e che mi avete terminato i colori, il colore, un colore bellissimo, è il Merino Essential 3. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Mi avvicino alla telecamera. Questo che vedete è il rosa tendente al lilla. In telecamera sembra un po' più scuro, ma in realtà è un po' più chiaro. Io l'ho adorato, è 50% lana e 50% acrilico, ma vi ricordo che la DMC, non smetterò mai di dirlo, ha un acrilico trattato, quindi non è il solito acrilico che punge, non è il solito acrilico che poi il filato non è lineare, assolutamente non stiamo parlando di quello, è un acrilico trattato, è morbidissimo, guardate quanto è morbido, non punge per niente e ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 200 metri, quindi ha un ottimo metraggio. È un filato sottile, infatti si lavora con il numero 3 e io lo trovo perfetto per quelle creazioni di fine inverno, inizio primavera, per fare maglie, ponci, un bel vestitino da sfruttare nel periodo di marzo-aprile e io ho intenzione di usare questi due colori. Non so se separatamente, quindi fare una creazione con questo, o insieme, devo ancora ben decidere. Avevo in realtà optato per un altro colore, ma me lo state già finendo tutto, quindi devo optare per quelli che ne ho di più, che è questo qui. È un canna da zucchero, no. Sì, diciamo un canna da zucchero più un polvere, un color polvere e me lo state già finendo. Però per fortuna mi sono arrivati altri due colori che si assomigliano molto, uno è più chiaro e uno più scuro a questo e che troverete disponibile sul sito. Quindi per fortuna almeno questo mi sono arrivati altri due colori che potete comunque sbirciare, trovo molto carini. Infatti ormai perché ho optato per questi avrei potuto optare anche per quello, però va bene, ve lo lascio come si suol dire. L'altro filato che mi è arrivato della DM me l'avete chiesto un po' tutte perché occorreva un filato del tutto acrilico, sempre acrilico di alta qualità, ma soprattutto per chi ha le prime armi, quindi non vuole andare a spendere soldi per un filato che costa troppo con il rischio di rovinarlo a forza di sfilarlo e rifare, e soprattutto per quelle che in casa amano fare delle oggettini in lana, ma anche dei pupazzetti, ma soprattutto per chi ama fare i plaid per i propri animali domestici. Io ogni tanto con i filati che mi avanzano realizzo proprio dei tappetini, se vogliamo chiamarli così, per delle mie amiche che hanno degli animali in casa, così loro si mettono là sopra in inverno e sentono al caldo. Ho fatto anche una copertina per il gatto del mio papà, ma lui non, diciamo che l'ha usato talmente tanto con le unghie che è durato una giornata. Il gatto del mio papà, quando vede queste cose con le unghie proprio adora andarci sopra, quindi ci ho rinunciato a fargliele per lui, però per altri gatti invece sì che ci si mettono sopra e sono tranquillissimi, non li rovinano, però va bene, sono animali e ci sta. Quindi dicevo, questo filato che voglio mostrarvi è il filato che si chiama Knitty 6 della DMC. È un gomitolo da 100 grammi ed è 100% acrilico, quindi è perfetto per questo tipo di creazioni, ma anche per fare creazioni proprio da indossare, quindi delle maglie, dei ponci, proprio perché, come vi ho detto, non è un acrilico che punge, non è un acrilico che si va rovinando appena si mette a lavare, ma è un acrilico che comunque tiene, regge a lungo ed è perfetto per chi ha le prime armi, proprio per quando deve andare a sfilare, perché si sfila in maniera perfetta. È un po' doppio, infatti si lavora con l'uncinetto, qua c'è scritto uncinetto ferro 6 e 6 e mezzo,
E secondo me ci sta anche un 5,5 se avete una mano abbastanza larga. Ho preso diversi colori, a questi sono altri due, guardate che carini, questo è uno dei miei preferiti. E quindi trovate anche questo sempre sul sito. Passiamo adesso invece ai filati della Mistrico Filati, che sapete quanto io prediligo. Allora, sì, anche se la DMC ultimamente mi piace tantissimo anche quella. Comunque, dicevamo, la Mistrico, un filato che vi voglio mostrare si chiama il Four Season, che è questo gomitolone qui, eccolo qua. Ha delle sfumature molto particolari perché è tinta unita, però potete vedere che ha questo bianco che lo rende sfumato. Lo trovate anche negli altri colori, ve lo faccio vedere, ecco così, e anche in questo. Questo è il colore che sto usando io per la creazione, che spero di far uscire per febbraio. Ci sto provando. Ho deciso di optare per questo colore perché si abbina molto a degli outfit marroni e siccome sto facendo un poncho, oggi spoiler, sto facendo un poncho con questo colore e quindi mi serviva proprio per quando indosso i colori sul marrone e sul nero. Sul marrone perché così posso fare tono su tono, sul nero perché così posso staccare. E poi ho anche un bordeaux, come potete vedere, questo lupetto è color bordeaux e ci va benissimo. Quindi questo è il Four Season, ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 250 metri e vi dico subito che è un filato, anche se vi leggo prima le specifiche del filato, 10% alpaca, 19% tencel, 52% cotone, 19% poliammide, però anche se ha un 52% di cotone è un filato molto caldo, anche perché fa da contrapposto, come si può dire così, con l'alpaca, che sappiamo che l'alpaca è uno dei filati più caldi in circolazione, quindi è perfetto perché è un filato che comunque tiene caldi e io ho proprio intenzione di fare un poncho da poter indossare comunque nel periodo marzo, per questo farò uscire la creazione comunque verso febbraio, sopra una giacchetta più leggera in modo tale appunto da avere un poncho che assorbe comunque l'umidità, se vogliamo dirla così. Ci sono tanti colori e anche questi li trovate sempre disponibili sul sito Filati Elsa. E adesso parliamo dell'ultimo filato. Come vi dicevo, è un filato che adesso è fuori produzione, la Mistrico non lo rifarà e quindi questi sono gli ultimi gomitoli a disposizione e io per questo ho deciso di mettere la vendita al pacco in modo tale che comunque una possa comprare 500 grammi e fare comunque una creazione. Per taglie più grandi ne comprate due pacchi e potete fare così una creazione più qualche pashmina da abbinarci sopra. Il filato di cui vi sto parlando è il bellissimo filato che si chiama, eccolo qui, lo metto dritto, Magic Sun. Ora, molte di voi l'hanno già riconosciuto perché io l'ho lavorato in passato con questo colore rosso. Ho fatto la maglia, l'ho chiamata Amazzone se non mi sbaglio, sì, estiva, senza ma con, non, con le maniche, ma top down, che sfrutto tantissimo sopra delle una gonna nera che ho e che metto intanto in estate. È un filato che adoro perché ha queste micro paillette, ve le faccio vedere, guardate come luccicano. Ecco, sul nero si nota anche di più. Sono delle micro paillette e sono spettacolari. Questo è l'azzurrino. Lo metto a fuoco la telecamera. Ecco, bellissimo. Ho diversi colori, questi tre colori. Ho anche il blu notte, ho il bianco e ho anche il color tortora. Quindi ci sono questi colori a disposizione. Vi ripeto, comunque è un filato che non verrà riassortito perché non è più in produzione. Quindi quello che c'è, quello trovate. Poi non potrete averne più. Quindi vi consiglio, se siete indecise e avete una taglia grande, di prendere comunque due pacchi invece di uno che trovate in offerta sia sul mio sito Filati Elsa e potete come sempre contattarmi anche tramite social. Io vi ho messo qui il cardigan che ho fatto fiori d'ametista perché potreste farla in versione estiva o primaverile, autunnale, proprio con il Magic Sun. Immaginatevela di color bianco, di color rosso o anche col bellissimo color nero da sfruttarla appunto in estate. È perfetta, quindi io vi consiglio proprio di poter sfruttare questo filato perché c'ha le micro paillette per farvi qualcosa di luminoso, quindi un bel cardigan estivo, una bella maglia di quelle un po' larghe che si possono mettere sopra
a un top, quindi qualcosa di sfizioso. Anche perché no, potreste fare la maglia strega anche con il filato Magic Sun. Secondo me sarebbe perfetta perché comunque è a manica tre quarti e in versione estiva con questo filato e comunque con le micropea e telluccica sarebbe perfetta proprio con un top sotto da poter sfruttare anche in estate. Pensateci bene, io vi ho dato un po' di spunti su come usarla, o comunque potete fare gli stessi video che ho fatto io nelle estati passati proprio con il Magic Sun. Benissimo, questi sono i filati che vi ho mostrato oggi, sono quattro filati e vi dico già che sul sito sto caricando i filati estivi che mi stanno iniziando ad arrivare. Ho già caricato un filato della DMC sfumato di cotone che trovo bellissimo, ha delle sfumature spettacolari. Non vedo l'ora di utilizzarlo, ma se ne parlerà verso fine marzo per il cotone, perché per adesso voglio terminare tutti i progetti che ho in mente con i filati di lana. Poi passeremo al microfibra, quindi alla lice, ai baci rubati, anche se i baci rubati in realtà ho anche già delle creazioni da fare a febbraio, e poi da marzo, fine marzo, inizieremo a lavorare anche il cotone, che però mi sta già arrivando perché so che molti di voi già stanno pensando a realizzare cose estive, quindi lo sto caricando piano piano sul sito. Entro martedì dovrei riuscire a caricare tutti quelli che mi sono arrivati. Ho anche caricato il filato della Miss Tricot Macra Crochet che serve per fare le borse. Quest'anno ci daremo anche noi alle borse estive. Ho già in mente due o tre progetti da fare, sto solo aspettando il periodo giusto e di essere in sintonia, perché in inverno io le borse non riesco a vederle ancora, a farle ancora, quindi preferisco aspettare che arrivi il bel tempo, quindi durante primavera inizieremo a fare anche delle borse. E vi do anche un'altra piccola bella notizia: in estate, da marzo, mi vedrete fare delle creazioni per bambina. Questo perché una mia cara amica aspetta una bimba e quindi io ho intenzione di riempirla di cose. Faremo quindi una due o tre copertine, no, due o tre forse no, una o due copertine, e qualche vestitino, e man mano che questa piccola bimba crescerà andrò a fare dei vestiti sempre per la sua taglia. Questo perché molti di voi mi hanno sempre chiesto di poter fare dei vestitini per bambine più grandi, ma io purtroppo, non avendo una bimba a disposizione, non potevo gestirmi bene con le misure, quindi avevo paura di sbagliare, fare troppi errori per le misure. Adesso che ho una bimba, che avrò finalmente una bimba a cui poter prendermi tutte le misure e riempirla di questi regalini, perché la mamma come me adora queste cose create all'uncinetto, andrò a fare quindi molte creazioni anche per bambine. Per bambini, perdonatemi, ancora mi risulta un po' difficile poterlo fare, però pian piano cercherò di allargarmi anche in questo tipo di creazioni che vanno oltre a quelle personali fatte per noi. Detto ciò, vi auguro a tutti una buona domenica, noi ci vediamo presto. Stamattina è uscito il video della della maglia delizia, e una di voi mi ha subito scritto in privato dicendomi: "Ah, l'hai chiamata così perché stai pensando alla delizia al limone". In realtà sì, i colori me l'hanno ricordata ed è per questo che ho deciso di chiamare questa maglia delizia. E in settimana ci vedremo naturalmente con altri video, e con questa rubrica invece ci vediamo domenica prossima. Un bacio a tutte e buon weekend!